Ciao amici, benvenuti al mondo Pinipon. Ma cosa vedono i miei occhi? Dei secchielli. Vediamo cosa c'è dentro. Iniziamo con questo. Wow, ci sono un sacco di pezzi dei Pinipon. Divertentissimo. Dai, apriamone un altro. Mamma mia, adesso sì che abbiamo una montagna di Pinipon. È fantastico. Oh no, ma che disastro. Tutto in ordine immediatamente. Oh, scusa Mary Poppins, mi sono fatta prendere dall'emozione, ho lasciato tutto in disordine. Beh, non preoccuparti, come sapete ho dei poteri, ti aiuto a riordinare tutto quanto con il mio ombrello magico. Wow, ma ci sono un sacco di giocattoli in questi secchielli. Qui ci sono le magliette, qui le gonne e i pantaloni. Qui le teste dei Pinipon e un sacco di acconciature diverse tra loro. Qui abbiamo gli accessori per i capelli e quelli da montare sulle mani. Mary Poppins è ordinatissima! Che ve ne pare? Ho fatto questa magia solo per voi! E adesso si gioca! Dai, iniziamo! Quando gioco con i Pinipon, la prima cosa che prendo è la testa. A questa bambina così simpatica le mettiamo... questi capelli viola. Wow, stai benissimo! Ti chiamerò Violetta. Violetta, ora ti metto questa maglietta azzurra che ti starà benissimo. E... una bellissima gonnellina rosa con le scarpette verdi. Ah, dimenticavo! Una farfallina tra i capelli. E infine questa borsetta con un fantastico fiocco. Sei bellissima, Violetta! Vi piace, amici? Vediamo qui cosa c'è... Oh, secondo me questa faccina sta bene con i capelli biondi. Ti mettiamo questi capelli con le due codine. Bellissima! E aggiungiamo la maglietta gialla. Guardate, ha dei bracciali stupendi! E adesso dei pantaloncini corti. Fa proprio caldo e per andare al parco acquatico sono comodissimi. E poi mettiamo un fiocchetto per renderli ancora più belli. Perfetto! Ti do una macchina fotografica per scattare delle foto e fare dei video divertentissimi sugli scivoli. E una borsetta a forma di orso per portarti dietro tutte le tue cose, per esempio l'asciugamano, la crema solare e non dimentichiamoci del fiorellino. Tu ti chiami Martina e visto che hai una faccina simpatica ti metto il sorriso. Giriamo... e ecco qui! Sei magnifica Martina, un look fantastico! Avete visto com'è divertente creare dei Pinipon? Dai, costruiamone un altro! Come sempre iniziamo con la testa. Oh, guardate, sono sicura che questo è un ragazzo. Gli mettiamo i capelli azzurri, sono alla moda. E una maglietta altrettanto moderna da abbinare ai suoi capelli cool. E per finire dei pantaloni viola. Come detto, vai a una festa di compleanno? Beh, allora ti do un regalino, così lo porti alla tua amica. Questo accessorio è fantastico. Ti chiameremo Manuel. E per gli amici Manu. Che te ne pare? E adesso questa. Lei è... non so come chiamarla, dai, aiutatemi. Che ne dici di Sara? Sì, mi piace questo nome. Tu ti chiamerai Sara. E hai dei bellissimi capelli rossi e ricci. Stupenda! Ti metto questa canottiera. Ti starà benissimo. Ha dei braccialetti. E ora abbiniamo questa gonna rossa con le scarpe azzurre. E ti mettiamo un magnifico fiorellino tra i tuoi capelli. Ti devi preparare, perché ora devi andare al burger dei Pinipon. Ti puoi guardare su questo specchietto. A più tardi! Ne montiamo altri, amici? Adesso prendiamo questa con gli occhi azzurri. Ci fa l'occhiolino! È simpaticissima! Ha la faccia da Tamara! Ciao, Tamara! Mi sa che a te piace la moda. Ti metto questi capelli rosa con questo taglio, che si porta molto ultimamente. Con un fiocchetto arancione. Eccezionale! E poi ti metto una maglietta divertente.
così, e una gonnellina. No, meglio di no, meglio dei pantaloncini corti, perché mi hanno detto che devi andare a fare un picnic, così puoi andare a camminare con i tuoi stivaletti e allo stesso tempo vestirti alla moda. E poi, per finire, puoi prendere questa borsetta. È comodissima per metterci dentro le tue cose. E qui ti metto un orologio con la bussola, così ti puoi orientare. Ecco qui Tamara l'esploratrice. E dovremmo aggiungere altri personaggi. Dai, possiamo prendere questa per esempio. Si chiama Alice e ha dei meravigliosi capelli verdi. Le stanno benissimo, non vi pare? E adesso le mettiamo una maglietta. Adoro questa qui rosa, io ne ho una simile. Questa maglietta si abbina benissimo a questa gonna perché ha un tocco verde come i suoi capelli. Dove le mettiamo una bellissima rosa? Adesso sei proprio carina, puoi fare un giro in città. Ti do un cellulare per chiamare i tuoi amici e divertirvi in giro. Guardate che bel gruppo! Adesso montiamo un ragazzo. Lo chiamiamo Carlo. Oh oh, che ti succede Carlo? Perché quella faccia? Dai, sorridi, che in un attimo sarai bellissimo. Ti metto una maglietta viola. Vediamo se il colore ti tira un po' su. Perfetto! E ora dei jeans, sarà il più bello della classe. E con la fibbia della tua cintura sarai il migliore. Vedi? Dai Carlo, sorridi! Ho qui per te un dolcetto buonissimo. Dai, facci un sorriso! Bellissimo, lo sapevo che avrebbe funzionato. Siete ancora qui? Dai, vi do una mano, faccio un'altra magia. Wow, hai montato tutti i pinipon e guardate, grazie ai pezzi che c'erano nei secchielli abbiamo un sacco di amici. Un attimo, mi sembra che manchi qualcuno. Sì, Sara non c'è, la ragazza riccia con i capelli rossi è andata al burger. Guardate, sta arrivando! Ciao ragazzi, scusate il ritardo. Fa niente, ci hai portato qualcosa? Sì, ho degli hamburger, delle patatine e delle bibite per tutti quanti. No, ancora disordine, nonno! Ops! Vi è piaciuto il video di oggi, amici? Nei secchielli dei pinipon troverete tantissimi pupazzetti con un sacco di accessori per i capelli e da mettere sulle loro manine. E poi sono comodissimi per poterli ordinare, non perderai neanche un pezzo! Ciao, alla prossima!